Che bello, per fortuna ha smesso di piovere. Ora possiamo dedicarci al picnic. Queste parti. Kata è il mio nome e il soccorso è la mia missione. Sono qui per tenere tutti al sicuro. Ciao, Kat! Io sono Jacko e loro sono i miei meccanici. Stiamo per fare un picnic. Ti andrebbe di unirti a noi? Oh! Avete anche tramezzine al tonno? Credo proprio di sì. Ne sono rimasti ancora, Tilly. Tilly! Scivolando via! Vamos, Elena! Tilly ha bisogno del nostro aiuto! Non riesco ad agganciarla! Oh! Resisti, Tilly! Continua così, Blu! Fatto, Tilly! Siamo stati un'ottima squadra, Jacko! Sì, hai ragione! Grazie dell'aiuto, Kat! Siamo quasi all'officina, meccanici! Wow! Qualcuno sta lasciando rifiuti lungo la strada! Ce ne sono tantissimi! E Mamma Riciclo non sembra contenta! Andiamo! Se seguiamo la scia, scopriamo chi li sta lasciando. La scia va a sinistra. È Dylan! Camion dei rifiuti! Con il portellone rotto sta perdendo i rifiuti! Ma la musica è così alta che non se ne accorge! Meccanici! Bisogna abbassare il volume della musica! Risolviamo la situazione con il riciclaggio! Utilizzare le cose usate è un vantaggio! Dylan! Dylan! Il tuo portellone è rotto! Ma non preoccuparti, lo aggiusterò io! Mentre Mamma Riciclo e i meccanici smistano i rifiuti. Oh, ecco fatto! Come va la raccolta differenziata? Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Jacko! Dylan, fa più piano! Mi passeresti una chiave inglese blu? Oh? Non è una chiave inglese blu, è un cucchiaio di legno! Questa mi sembra camioncina! Mi chiedo per cosa sia così elettrizzata! Ah, le ruote di Weasel! Ha il piacere di presentarvi il suo nuovo fantastico elettromagnete! Oh, oh! E ora come si spegne? Oh, oh no! Oh, 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 oh no! Il signor Weasel ha problemi calamitosi! Va tutto bene, Jacko!
E se solo tu staccassi la corrente girando quel bullone lì? Blu! Fermo! Un magnete attira tutto ciò che è fatto di metallo! Oh no! Meccanici! Oh, lo so, mamma riciclo! Devo staccare subito la corrente, ma non posso usare strumenti di metallo! Ma certo! Il cucchiaio di legno! Va tutto bene, amici! Con un po' di ingegno vi libero grazie a un cucchiaio di legno! No, oh, quell'aggeggio non funzionerà! State tutti bene? Oh, fantastico! Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Geco! Ciao! Ehi, è Max, il Monster Truck! Che possiamo fare per te oggi? Oh, vorresti somigliare al tuo eroe, King Crush! Credo che si possa fare, Max! Ora prendo i miei attrezzi! Meccanici, intanto iniziate voi! Ecco qua! Ho preso tutti gli attrezzi! Meccanici! Che cosa avete fatto? Oh, per voi sarà anche fantastico così! Ma non è quello che Max voleva! Non preoccuparti, Max! Sistemeremo tutto! Oh. Ecco fatto, Max! Era questo che volevi? Un altro cliente soddisfatto all'officina di Geco! Ci vediamo presto! Oh, guardate, meccanici! C'è la famiglia Camion! Buongiorno a tutti, amici! Oh, la tua barca a vela è davvero stupenda, camioncina! Oh no! Uno pneumatico! E sta andando dritto contro la barca di camioncina! Grazie, mamma Camion! Ora dovremmo riciclare quel vecchio pneumatico! Aspettate! Guardate! Altri rifiuti! Chissà da dove arriva tutta questa spazzatura! Dobbiamo scoprirlo! Tu resta qui, Gialla! Devi proteggere la barca! Guarda, ancora rifiuti! Ma da dove potrebbero arrivare? Signor Weasel, ma che stai facendo? Oh, ciao, Geco! Sto cercando di liberarmi di tutta la mia spazzatura! Ma i freni si sono incastrati! Non dovresti buttare i rifiuti nel fiume, signor Weasel! Oh no! Sta andando verso camioncina e la sua barca! Così li colpiamo!
Non dovresti buttare i rifiuti nel fiume, signor Weasel, altrimenti lo inquini. Stavi per distruggere la barca giocattolo di Camioncina. Una barca? Non gioco con una barca da quando ero una giovane donnola. Forse mi è venuta un'idea. Lo sai, la spazzatura può essere riciclata. Si possono creare bellissime cose dai vecchi rifiuti. Ti faccio vedere. Forza, marinai! Levate subito l'ancora! Attenzione! È in arrivo la bellissima barca di Weasel! Oh, è davvero divertente! E questo era l'ultimo! Finalmente il fiume è di nuovo pulito! Ci vediamo la prossima volta! Ciao! Ma che cos'è questo odore delizioso? Forza, correte! Un kebab gratis per ogni cliente dell'officina! Sono sicuro che così attirerò molti più clienti. Entra pure, Eric. Aumentiamo la fiamma. C'è qualcosa che sta bruciando? Cos'è che non va a questo stupido coso? No! Il mio bellissimo e nuovissimo barbecue! Fiona, l'autopompa! Corri, c'è un incendio! Sì, siamo salvi! Serve il nostro aiuto per domare il fuoco! Forza, andiamo, meccanici! Salvatelo, sbrigatevi, sbrigatevi! Non sono io che vado a fuoco! Ops, chiedo scusa! Il tubo non arriva laggiù! Ottima idea, Fiona! Forza, usiamo l'estintore! Ti ho preso! Per fortuna stiamo tutti bene! Ottimo lavoro, amici! Ci vediamo presto! Ciao a tutti! Grazie, Rosso. Oggi è una giornata davvero molto calda. Guarda laggiù, Rosso. Camioncina e Mamma Camion vanno a fare un picnic, ma Camioncina non ha affatto un bell'aspetto. Tranquilla, Camioncina. Forza, andiamo a vedere cosa c'è che non va. Ecco! Capito qual è il problema? Sei troppo calda, Camioncina! Presto, meccanici, portatemi dell'acqua! Oh, cielo! Non hai bevuto abbastanza acqua, non è vero? È molto importante bere tanta acqua quando fa molto caldo! Così va meglio? Ma secondo me sei ancora troppo calda. Mi è venuta un'idea! Rosso, per favore, imposta il lavaggio a freddo! Molto bene, Camioncina! Va a rinfrescarti! Meglio. Ora
potete tornare al vostro picnic! Passate una bella giornata! Ciao ciao! Ciao, Bobby! Oh, cielo! Ti sostituiremo noi, quel vecchio paraurti! Ah, molto bene, meccanici! Potreste rimuovere il paraurti, per favore? Ma state attenti! Piano, piano! Sì, così! Fate attenzione, meccanici! Dobbiamo lavorare come una squadra! Oh, grazie, verde! Oh, mi dispiace tanto! Dovrete finire di sostituire il paraurti da soli, meccanici! Verde. Molto bene, meccanici, dovrete lavorare come una squadra. Oh, ottimo lavoro, meccanici. È questo che intendevo con lavoro di squadra. Molto bene, Bobby. Bella presa, verde! Bene, meccanici! Max vorrebbe migliorare nel salto, quindi dobbiamo dare più potenza al suo motore! Oh? Blu! Puoi andare a vedere chi ha bussato, per favore? Chi è? Spero tanto che apprezzerai il mio piccolo regalino, Jacko! Che cos'è? Un regalo? Chissà chi me lo manda! Wow! Un nuovo Creak per auto! Dai, proviamolo subito! Visto che ho messo una molla in quel Creak, penso che lo troverai un po' rimbalzante. Meccanici! Grazie mille, meccanici! Ho l'impressione che quel Creak non funzioni molto bene! Aspettate un attimo! Coraggio, Max! Prova a saltare! Può servire a qualcosa? Ottimo lavoro, meccanici! È il momento di ridipingere l'insegna, meccanici! Blu, puoi andare a prendere la vernice verde e salire insieme a Gialla sul tetto? Oh, cielo! Fiona ha preso una botta sul paraurti! Forza, vieni dentro e ripariamolo! Verde! Abbiamo bisogno della colla extra forte, per favore!
non dovrebbe essere verde. Oh, blu e gialla devono aver preso la colla. Presto, rosso, sali subito sul tetto. Oh, povero rosso. Dovremo salire sul tetto in un altro modo. Oh, cielo! Che situazione appiccicosa! Dobbiamo liberarvi da lì prima che la colla si asciughi! Fiona! Possiamo usare il tuo tubo, per favore? Non preoccupatevi, meccanici! Presto sarete liberi! Meccanici! Io e Fiona sembriamo entrambi nuovi di zecca! Benvenuti alla grande corsa, dove io, Wilbur T. Weasel, dimostrerò di essere il meccanico migliore e più veloce della città! Con il mio turbo, potente, Monster Truck! Sta tranquilla, Tilly! Non ci serve un motore speciale per vincere! Tu non mi hai mai deluso prima d'ora! Molto bene, Jacko. La gara avrà inizio quando quella luce diventerà verde. Pronti? Partenza! Via! Vai, vai, Tilly, vai! Non vedo l'ora di ricevere la scintillante medaglia del vincitore. Starà benissimo con il mio scintillante orologio. Bravissima, Tilly! Calma e decisa! Attivare la turbopotenza! Non fermarti! Dobbiamo correre a salvarli, Tilly! Oh, stiamo affondando! Oh, aiuto! Non preoccuparti, signor Weasel! Ti tireremo subito fuori da lì! Oh. Ecco, suppongo che tu abbia vinto onestamente, Jacko. Ma la prossima volta sarò io il vincitore della gara. L'officina di Jacko vi aspetta per nuove avventure. Ciao, ciao! Oh, sei arrivato un po' in anticipo? No! Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato. Coraggio, dormiglioni! Dovreste essere pieni di energia, vi siete ricaricati tutta la notte! Forza, iniziamo a riparare Eric, così potrà ripartire! Cosa gli prenda oggi? Oh? Oh, hai ragione, Eric! La loro stazione di ricarica non era attaccata! Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi! Su, coraggio, dormiglioni! È ora di ricaricarsi! Oh, scacco matto! Meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche. Quindi, mettetevi tutti al lavoro! Abbiamo finito! Ciao, ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Jacko.
Wow! Ottimo lavoro, meccanici! Un'officina pulita è un'officina felice! Oh, che strano! È andata via la corrente! Deve esserci qualcosa che non va con i pannelli solari! Oh, cielo! Guarda, il sole è coperto dalle nuvole! Ma quelle non sono nuvole normali! Dobbiamo scoprire che succede! No! Prova adesso, Dylan! Non riesco davvero a capire! Il tuo motore dovrebbe funzionare di nuovo! Oh, ho seguito le istruzioni alla lettera! No! Buongiorno, signor Weasel! Va tutto bene qui? Sì, va tutto alla perfezione, Jacko! Basta, io ci rinuncio! Lascia che dia un'occhiata a Dylan! La cattiva notizia è che dovremo smontare il tuo motore, Dylan! Ma invece la buona notizia è che nella mia officina ne ho uno nuovo che sarà molto meglio per te e anche per tutti gli altri! Perfetto! Oh, ci servirà l'aiuto del sole! E anche Dylan ne avrà bisogno! Questa batteria si caricherà con l'energia dei pannelli solari e intanto noi ti installeremo un fantastico motore elettrico! E un pianeta pulito è sicuramente un pianeta più felice! Ora, Max! Ah, che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero Molly? Resta qui, arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Jacko! Sta a vedere! Ho quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi. Oh no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Adesso attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore. Sistemiamo quelle molle, va bene? Vai, Molly! Jacko crede di poter montare delle molle migliori della mia. Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve. Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti! Oh, c'è una buca laggiù! Chiederò al camion dei rifiuti Dylan e a Eric l'escavatore di ripararla! Oh, accidenti! Sembra che l'autobus Bobby sia nei guai! Per tutti i bulloni! Ha avuto un incidente! Tiriamolo fuori, Tilly! Non preoccuparti, Bobby! Ti rimetteremo a nuovo e tornerai presto in strada! P-
porte dell'officina, apritevi a tutta velocità! Dobbiamo aiutare un amico in difficoltà! Dobbiamo scoprire qual è il problema. Per prima cosa controlleremo i tuoi occhi. Tocca a voi, meccanici! Non è questo, i tuoi occhi ci vedono bene. Controlliamo le tue ruote! Sembra che neanche le tue ruote siano il problema! Finalmente ho capito! Hai un semiasse piegato! Non preoccuparti! Te lo aggiusteremo in un batter d'occhio! Adesso riuscirai ad andare dritto! Il tuo asse è tornato come nuovo! Sono felice di aver risolto il tuo problema! È così bello poter aiutare gli amici! Per tutti i cacciaviti a croce, meccanici! La porta dell'officina è incastrata per bene! Sei stata tu, Tilly? Guardate! È Trevor il trattore! Oh! Sembra che ti serva il nostro aiuto! Seguimi! Tutti i bulloni! Ho capito qual è il problema di Trevor! Dobbiamo aggiustare i tuoi ingranaggi! Meccanici, ho bisogno che mi portiate un po' di olio e... la chiave inglese extra large di nonna Geco! C'è bisogno di muscoli super forti per sollevare questa chiave inglese! Ah, fatto! Così va molto meglio! Per fortuna è stato semplice aggiustarli! Metti in moto, Trevor! Hai bisogno di forti ingranaggi per trainare tutto quel peso! Forse Trevor potrebbe aiutarci con la nostra porta! Tirate, amici! Evviva! Ottimo lavoro di squadra! Ci vediamo presto, Trevor! Ciao! Ah, ma che bella giornata di sole! Cosa sarà mai quello? Wow! Con questo gonfiabile gigante vedranno la mia officina da chilometri di distanza! Ah. Che sarà mai ho da fare io? Max? Hai bisogno di gonfiare le gomme? E va bene! Oh, un attimo! Il signor Weasel non sta usando l'aria per gonfiare le gomme di Max! Sta usando l'elio del gonfiabile! Il che significa... Non preoccuparti, Max! Sto arrivando! Per mille bulloni svitati! Come sarebbe colpa mia? Oh, niente paura, Max! Penseremo a qualcosa! Max! Se tolgo un po' di elio dalle tue gomme, possiamo scendere come una mongolfiera! Ci sono, Max!
verso l'officina! Woohoo! Oh. Ecco fatto, Max! Sei come nuovo! Gliela farò vedere io a quel geco una volta che il mio gonfiabile sarà pronto! Ehi, ciao a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Kerry! Oh no! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tilly carro attrezzi! Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! E adesso facciamo subito un controllo! Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah, Kerry è venuta a incoraggiare Barry. Davvero adorabile. Achiu! Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry. Ecco perché il motore non partiva. È bello quando c'è il supporto degli amici. Ci può aiutare a guarire molto più in fretta. Il pesciolino è sano e salvo adesso. I suoi amici dovevano essere molto preoccupati. È bene quel che finisce bene. Ci vediamo presto! Ciao! Oh! Ehi, ciao a tutti! Vicky, il furgoncino dei gelati deve essere riparata. Stiamo giusto finendo gli ultimi ritocchi. Grazie, Gialla! Per favore, mi porti un cacciavite? Attenti, meccanici! Quel tubo contiene aria fredda come il ghiaccio! È così che Vicky congela i suoi gelati! Oh! Gialla! Non toccare quel pulsante! Grazie, meccanici! Mi avete salvato! Adesso finiamo di riparare Vicky! Grazie, Vicky! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Oh, ciao, Max! Svelti, svelti, meccanici! Gialla! Oh, Gialla!
forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Sembra che abbiate confuso le gomme. Non fa niente. Tutti possiamo sbagliare. Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme. Oh, non preoccuparti, Max. Presto riavrai le tue. Camioncina! Sappiamo che ti stai divertendo! Ma quelle sono di Max! Gliele vogliamo ridare adesso? Ah, brava camioncina! È molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Vediamo presto! Ciao! Oh, hai ragione, Verde! C'è un incendio! E sembra che Fiona l'autopompa stia già arrivando! Oh no! Mamma Camion e Camioncina giocano a fare una gara! Fanno troppo rumore! Non sentono la sirena di Fiona! Oh! È ora che tu abbia una sirena più potente! Venite, meccanici! Montiamo la nuova sirena di Fiona! Qua. Ci serve un Nino bello forte! Ci siamo? Fa una prova, Fiona! Ah, no, non va bene! Suona come un campanello! Proviamo ancora! E questo sembrava un dinosauro! Ci serve un Nino! Questo è un Nino! Ma deve essere ancora molto più forte! Quel cono del traffico prima ha amplificato il suono! Forse qualcosa del genere funzionerà con la sirena! Questo sì che è un sonoro Nino! Ciao Fiona! Grazie per essere venuta all'officina di Geco! Ciao a tutti! Io sono Geco! Noi stiamo andando a casa! Cosa? Quella è Camioncina! Cosa succede, Camioncina? Hai perso il tuo ciuccio? Non disperarti! Lo troviamo noi per te! Su, su, meccanici! A cercare tra quei fiori rossi. Il ciuccio è lì? Non sarà dietro a quella siepe verde. Riesci a vedere se è lì? Deve essere qui intorno.
Piace, camioncina. Non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte. Oh, Blu! Ben fatto! Lo hai trovato! Ecco qui, camioncina. Alla fine è andato tutto bene. Grazie a tutti voi per l'aiuto. Ciao! Bentornati all'officina di Geco! Stiamo facendo un controllo a Bobby il bus! Abbiamo quasi finito! Aspetta! Meccanici! Io sono ancora quassù! Cielo, non riesce a sentirmi! Meccanici! Presto! Fate qualcosa! Meccanici, se solo riuscissi a... No! Mancato! E adesso? Oh! Oh! Bella trovata, Gialla! Mi hai salvato la vita! È tutto ok, Bobby. Non lo sapevi e nessuno si è fatto male. Grazie per il vostro aiuto, meccanici. Ah, come farei senza di voi! Ciao! Oh, ciao a tutti! Io e Blu stiamo andando a prendere un albero di Natale per l'officina! Oh, oh. È Bobby il bus! È bloccato! Questa cioccolata calda ti scalderà! Non preoccuparti, Bobby. Presto sarai di nuovo libero. Così non va bene. Sganciaci, Blu. Dobbiamo provare qualcos'altro. Oh no! Ora anche Tilly è bloccata nella neve. Oh, caro Blu, ora siamo bloccati anche noi. Non essere triste, Blu. Qualcuno ci aiuterà. Intanto questa cioccolata calda ci scalderà. Oh! Guarda! La cioccolata calda ha sciolto la neve! Ho avuto un'idea. Sì, funziona! Arriviamo, Bobby! È tutto a posto, Bobby! Ma ora che cosa ne facciamo di questo albero caduto? Ah-ha!
E buon Natale a tutti voi! Andiamo, meccanici! Tocca a Fiona l'autopompa oggi! Wow! Sono Weasel la donnola, proprietario del nuovo Le Ruote di Weasel. Totale automazione per una veloce riparazione. Salve, signor Weasel! Io sono Jacko! Oh! Oh, ecco il mio primo cliente! Non ce n'è per nessuno! Le ruote di Weasel è il numero uno! Ci vediamo, Rana! Il mio nome è Jacko! Bene, Fiorella! Non ci vorrà molto! Non sono sicuro con quale pulsante si avvii il servizio! Premendoli tutti qualcosa accadrà! Alla prossima, Felicity! È stato davvero veloce! Oh cielo, non sembra stare bene! Vieni, Fiona! Diamo un'occhiata! Ecco il problema! Weasel era così preso da fare le cose di fretta che ha messo del sapone nel tuo serbatoio dell'olio! Ecco fatto! Abbiamo risolto il problema! Ora Fiona corre senza più bolle! Sono certo di aver premuto il pulsante giusto! Ops! Ci vediamo presto all'officina di Jacko! Ciao! Andiamo, Blu! Credo sia ora di andare a dormire! Buonanotte, meccanici! Bobby, che cosa fai qui a quest'ora? Oh cielo, serve una ruota nuova! Posso pensarci io, però dobbiamo fare silenzio! Bobby. Buonanotte! Beh, mi sa che mi sdraio qui un minutino. Io sono Jacko! È un giorno davvero speciale oggi! È la prima visita di camioncina alla nostra officina! Quindi le abbiamo organizzato un extra super speciale benvenuto da Jacko! Ciao, camioncina! Sei un po' nervosa? Va tutto bene! Sei in buone mani! Vero, meccanici? Oh!
Aspetta! Oh no! Abbiamo fatto spaventare Camioncina. Non preoccuparti, mamma Camion. Noi la troveremo. Presto, meccanici! Dobbiamo trovare Camioncina! Oh, povera Camioncina! Dove potrebbe essere? Ti stai nascondendo, Camioncina? È perché sei nervosa, eh? Sai una cosa? Anch'io lo sono. È la tua prima volta all'officina. Vogliamo che la tua visita sia super speciale. Scusa se prima ti abbiamo spaventata, ma lo prometto. Ci prenderemo extra super cura di te. Che ne dici, va bene? Le porte dell'officina si aprono in velocità. È ora di aiutare un veicolo in difficoltà! Felice giornata, Camioncina! Sei stata molto coraggiosa! Non c'è di che, Camioncina! Grazie mille per averci fatto visita oggi all'officina di Geco! Ciao! Cosa? Fiona l'autopompa! Qual è il problema? La tua manichetta non funziona? Diamo subito un'occhiata! Non preoccuparti, Fiona! Ti aggiustiamo in un baleno! Prendo la mia chiave inglese migliore! Cosa? Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, Gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto. Grazie per essere venuta all'officina di Geco, Fiona. Ciao!